Cotrab è il consorzio che gestisce il trasporto pubblico di tutta la regione Basilicata, un'azienda privata che utilizza concessioni pubbliche. Alla presidenza, il 20 agosto, è stato rieletto un manager, Giulio Ferrara. Questo signore è stato condannato con sentenza definitiva a 2 anni e 6 mesi per violenza sessuale su una sua dipendente. Sì, avete capito bene. In Italia, nel 2020, un uomo condannato definitivamente per violenza sessuale è stato rinominato in un'azienda in cui ha esercitato abusi. Vi sembra normale? No, non lo è. La violenza sulle donne, anche se avviene in un'azienda non pubblica, non è un affare privato. E dal momento che il consorzio gestisce i trasporti pubblici di un'intera regione, nessuno può chiamarsi fuori. La violenza sessuale è un crimine odioso. Chi la subisce ha diritto a tutte le tutele. Chi la compie ha invece il dovere di pagare per il crimine commesso. Lo Stato italiano ha firmato diverse convenzioni internazionali sul tema e il nostro Stato ha il dovere di farle rispettare. La violenza contro le donne non è un fatto privato, è un fenomeno sociale che costa alla collettività miliardi e miliardi di euro ogni anno. Ora tocca ai decisori politici scegliere da che parte stare. Noi lo sappiamo bene, tant'è che abbiamo lanciato questa petizione. Vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro. Non esiste un'altra opzione rispetto alla remissione dell'incarico di Giulio Ferrara. Siamo tutti e tutte contro la violenza maschile contro le donne e contro la violenza e gli abusi nei luoghi di lavoro. Firmate la nostra petizione change.org/dimissioniferrara.